156 iscritti, 7.344 kg di carne umana per un'altezza complessiva di 198,76 m, pari a 2,5 volte l'altezza dell'Ursus. I numeri però non rendono l'idea di cosa sia l'Olimpiade delle Cranfe giunta alla 4ª edizione. Una manifestazione nata quasi per gioco che giorno dopo giorno ha saputo conquistare Triestine al punto di riempire l'Ausonia per una giornata all'insegna dell'orgoglio e del divertimento. Tra i presenti anche il sindaco Roberto Cosolini. Beh sì, mi pare decisamente una giornata di relax. È la prima volta che ci vengo, devo dire la verità, una grande festa, simpatica festa, e quindi sono decisamente particolarmente contento di vedere che ha ogni anno un successo crescente all'insegna di una triestinità come dire, presentata in modo molto, molto scherzoso, molto intelligente, molto simpatico. Un sabato un po' particolare per Trieste, in Piazza Unità sfilavano i tifosi perché è della Triestina, quindi un segnale forte anche da quel punto di vista. Oggi è l'Ausonia pieno, appunto per ribadire il concetto della triestinità. È una città che ha voglia, una città che ci sta mettendo il cuore, sta dimostrando qualcosa. Ma sì, la città, che la città abbia cuore, secondo me è assolutamente fuori discussione, assolutamente vero. Ma sulla Triestina, come noto, si sta cercando di costruire una soluzione che sicuramente non è facile, però ho visto che le persone che sono impegnate in queste settimane, con cui sono in contatto pressoché quotidiano, ad esempio con Vittorio Pedicchio, stanno lavorando seriamente. Penso che ci debba essere ancora uno sforzo da tutte e due le parti e poi si potrebbe finalmente in qualche modo aprire una stagione nuova, faticosa, perché si tratta di costruire un progetto sportivo di medio periodo, ma che potrebbe dare soddisfazioni ai tifosi. Questa è la sua prima estate da sindaco, però l'estate di fatto lei non è riuscito a programmarla interamente. Ci sarà il suo primo inverno da sindaco e poi nuovamente l'estate che rappresenta per Trieste un po' forse il momento più importante, come per tutte le città di mare. Magari quest'estate sta facendo l'idea di quelle che sono le iniziative che già esistono. C'è già qualche idea per il futuro? So che è prestissimo e tutto quanto, però... Ma sì, ad esempio c'è l'idea di una sera estate molto più diffusa, in modo da consentire la valorizzazione e la scoperta di piazze, di luoghi diversi da quelli che di consueto sono dedicati agli eventi culturali. E poi dopo essere venuto da spettatore alle Olimpiadi della Clanfa, il prossimo anno magari ci provo. Mauro Vascotto, fondatore dell'associazione Spitz, organizzatrice dell'evento, invece evidenziato come la bellezza della manifestazione stia proprio nella sua semplicità. Spettacolo, non so se hai visto, ma il pubblico, il sole, abbiamo pagato per il sole però, cioè non era previsto. È uno spettacolo. Senti, fra l'altro c'è una scritta entrando a Trieste dalla strada alta: Trieste città della Barcolana, e sotto qualcuno ha aggiunto Trieste città delle Clanfe. Faccio finta di non sapere niente, in realtà se qualcuno ha visto su YouTube c'è un video che abbiamo girato grazie a un regalo di Massimiliano Cerneca, ci ha regalato la canzonetta. Abbiamo fatto una parodia del città delle Clanfe, città della Barcolana, poi già che avevamo la scritta confesso l'abbiamo messa noi, spero che nessuno ci darà la multa per questo. Parlando con il sindaco ha detto che bello vedere questo spirito triestino che emerge in queste manifestazioni, sono manifestazioni belle per la città. Infatti oltre 140 iscritti, anzi 156 per l'esattezza. 156, vabbè, tu sai il numero meglio di me perché erano 136 ufficiali, poi ci sono sempre i ritardatari, ma anche vedere il sindaco, guarda, io speravo anche che si tuffasse. Ha detto che lo fa il prossimo anno. Vabbè, ha detto in diretta, anzi possiamo dire che aspettiamo la clanfa del sindaco allora. L'associazione però non fa solo le Olimpiadi delle Clanfe, fate tante manifestazioni, approfittiamo così facciamo conoscere anche tutto quello che organizzate. Sì, Spitz è un'associazione di promozione sociale, fa un sacco di attività, raccontarle tutte sarebbero troppe, abbiamo fatto il Festival delle Diversità, abbiamo collaborato con attività di Rione di Barriera. Andate sul sito www.spitz.it e trovate tutto quello che facciamo. L'Olimpiade delle Clanfe è chiaramente il nostro evento, main event come si dice in questi casi. Tre le categorie ammesse, Clanfe, Kamikaze e Bomba, suddivise in categoria. La giuria composta da membri della Spitz, ai sportivi, ha dovuto giudicare gli schizzi e lo stile artistico, oltre ovviamente alla simpatia. Il re dell'evento è stato Cristian Riccardi, 15 anni, con un Kamikaze girandoloso che ha raggiunto ben 87,75 punti. Regina delle Clanfe, invece, Virginia Esposito, di 30 anni. La classifica, con tutti i vincitori di categoria, è consultabile sul sito www.spitz.it.